passata una settimana dalla processione che ha scatenato l'attenzione mediatica su Oppido Mamertina. I giornali di tutto il mondo hanno scritto tantissime cose, alcune fantasiose, alcune da dimostrare, alcune attendibili, qualche verità, tante coloriture, il piacere un po' morboso della stampa anche di rimestare il dito nella piaga, il senso dell'attenzione verso questa terra aspromontana dove allignerebbe in maniera atavica il bubbone del rispetto verso i Mamma Santissima. La realtà, come la nostra emittente per prima ha esposto, non è esattamente quella. Abbiamo spiegato quali erano i ritmi e le gestualità che da 30 e forse più anni venivano ripetute nella processione. Adesso, 7 giorni dopo, ne parliamo con il sindaco di Oppido, il dottore Giannetta, la cui amministrazione fresca di giornata, verrebbe da dire, insomma, eletta nella tornata del 25 giugno, si è ritrovata al centro di un ciclone mediatico e ha ribadito da subito la propria estraneità dicendo: se ci sono delle responsabilità noi ci costituiremo parte civile, la nostra amministrazione non ha nulla a che spartire né con la mafia né con l'andrangheta né con gestualità di ossequo mafioso. Dottore Giannetta, com'è la situazione? Buongiorno, intanto stiamo cercando di ritornare alla normalità anche negli atti amministrativi, perché da qualche giorno siamo stati distratti purtroppo da questo grande polverone mediatico che si è alzato attorno a questa questione. Allora, partiamo subito dal concetto dicendo che noi condanniamo fermamente questi atti qualora si trovasse il capo una responsabilità, insomma, in tal senso. Quindi questo è bene che sia chiaro, l'abbiamo sottolineato più volte, l'abbiamo sottolineato in tutti i modi, però per dovere di cronaca diciamo che dobbiamo puntualizzare alcuni aspetti fondamentali. Uno tra tutti è che, come diceva bene lei prima, che comunque non vuole essere una giustificazione ma è solo un dato di fatto, è da tantissimi anni che quell'incrocio la Madonna fa quella rotazione per salutare una parte del paese altrimenti diciamo non attraversabile dalla processione stessa, che poi nel contesto di quella strada vi abiti anche il Mazzagatti, insomma, che è l'oggetto della questione, è un altro discorso, voglio dire, tra le altre cose noi ci mancherebbe altro se i portatori avessero fatto un gesto importante quale una reverenza sotto la casa di un boss, saremmo stati i primi come amministrazione ad andare via senza ma nemmeno pensarci minimamente, oserei dire forse ancora prima delle forze dell'ordine. Quindi questo è bene che si chiarisca subito. Poi per quanto riguarda il discorso di dire vabbè, perché non avete abbandonato la processione, in effetti ad oggi non è dato capire se qualcuno l'ha abbandonato completamente o meno, e mi riferisco al comandante dei carabinieri, il quale ha fatto sicuramente il proprio lavoro in maniera egregia, ha svolto le proprie indagini, si è distaccato per farlo, noi siamo con loro, siamo con le forze dell'ordine, ma in effetti non c'è stato un abbandono totale, perché alla fine della processione, perché da quando c'è stata questa gestualità a quando siamo arrivati alla fine della processione, insomma, mancavano circa 200-300 metri. E allora dico, nel momento in cui lui si è staccato per fare la propria indagine ed è rientrato, in effetti non ha abbandonato la processione nemmeno noi completamente. Quindi non capiamo, se non l'hanno fatto completamente come forze dell'ordine, il perché dovevamo farlo noi, dove in quel gesto non abbiamo visto nessun gesto di particolare riverenza, o almeno fino a questo momento non ha dato a noi sapere, in quanto, come diceva prima bene, siamo un'amministrazione di 40 giorni. Abbiamo sottolineato più volte che se in quella gestualità, in quella ritualità, in quella tradizione ci sono delle indagini in corso, si scoprirà che ci sono delle responsabilità, allora noi saremo i primi a condannare, a prendere le distanze da questi atteggiamenti contro appunto la 'ndrangheta, la criminalità mafiosa, dicendo fortemente che anche Mimmo Giannetta, riprendendo da sindaco di Oppido e tutta la sua amministrazione, riprendendo quello che ha scritto su Twitter Fiorello, io non mi inchino, anche Mimmo Giannetta non si inchina alla 'ndrangheta. In tal senso noi abbiamo rilanciato questo messaggio proprio su Twitter dicendo e invitando Fiorello stesso a Oppido in un contesto particolare dove istituire come momento importante il non mi inchino dei.
Cioè noi decidiamo di portare avanti questa linea ferma e forte. Tra le altre cose vi dico ancora di più che questo è un passaggio importantissimo che è emerso anche in questi ultimi giorni. Abbiamo diciamo degli atti risalenti al 2012, quando l'ex diciamo, amministrazione in carica ha convocato un consiglio comunale urgente aperto per dei fatti avvenuti in relazione a quelli che sono stati poi dei fatti imputati diciamo alla cosca Mazzagatti, in poche parole, dove noi chiedevamo la costituzione all'epoca al comune di costituzione di parte civile, e io all'epoca ero un consigliere, il capogruppo PDL di minoranza del comune. Ci sono degli atti in quella delibera, noi abbiamo stilato e sottoscritto da me un documento, quindi si immagini se oggi Mimmo Giannetta può andare a dissentire quello che è scritto da consigliere di minoranza. Anzi, Mimmo Giannetta oggi da sindaco va a confermare quella che è la linea della trasparenza e della legalità in questo contesto, dicendoci subito disponibile con tutte le forze dell'ordine per la massima collaborazione, dicendosi subito disponibile a costituirci parte civile, ad andare avanti in un percorso e in un progetto di legalità, richiamando anche quelle parole del Papa. Io purtroppo quel giorno non ero diciamo, a Rossano quando il Papa è venuto, però io condivido in pieno, tra altre cose noi a Cassano, noi come amministrazione provinciale e come amministrazione comunale abbiamo deciso di scrivere pure una lettera al Papa dove praticamente esprimiamo il nostro senso di angoscia, l'angoscia che stiamo vivendo in questi giorni per una comunità che non è sola fatta di cose negative. Infatti io inviterei i mezzi stampa a venire più spesso a vedere quanto di positivo c'è, inviterei tutte le istituzioni, compreso, l'ho fatto anche nella conferenza stampa, le istituzioni massime, quale ad esempio il Presidente del Consiglio Renzi, a venire a capire quante difficoltà ci sono nella quotidianità degli atti amministrativi a portare avanti un comune, quanto un professionista che vi sta parlando decide di mettersi a disposizione per la propria comunità e quanto lo fa sottraendo tempo alla famiglia, ai propri affetti, alla professione stessa per dare veramente una svolta importante e significativa a questo territorio. Quando poi si entra in un meccanismo di tritacarne, capite bene come non possiamo fare altro che cercare non di difenderci perché non ci sentiamo accusati, ma cercare di portare avanti la faccia pulita di questa nostra terra, di questo nostro territorio, di questo nostro comune che è composto di tante belle persone. Nel contesto ovviamente, come in ogni territorio della piana, ci sono anche i 'ndranghetisti, è inutile negarlo, ma noi da questa gente, da queste persone prendiamo nettamente le distanze. Quindi più di questo non so cosa possiamo dire e cosa possiamo fare. Dire io non mi inchino significa io resto a testa alta, non chino la fronte davanti a nessuno, rispetto le leggi e vado avanti. Questa non è una città normale, questa è una città che ha 900 anni di storia, quantomeno come diocesi. Intorno all'antica Oppido, area archeologica oggi importantissima, ma testimonianza di ciò che fu nel tempo questo comprensorio, qui non ci troviamo davanti a uno dei tanti paesi senza storia, qui si respira una storia millenaria. Ecco, in questa storia il ruolo della Chiesa è stato sempre importante, centrale per tutta l'economia sociale del territorio. È mai possibile che oggi ci si trovi con la Chiesa coinvolta in questioni di minchino o sto a testa dritta, insomma? Eh sì, in effetti noi dovremmo essere bravi e capaci di far emergere le cose positive di questo territorio e toccando appunto due aspetti fondamentali. Intanto che Oppido è sede storica di Curia Vescovile, quindi questo per noi è stato sempre un vanto, è stato sempre un momento importante di conciliazione tra le parti sociali, veramente sentito da tutti noi, tant'è che non so se vi ricordate quando il predecessore di Monsignor Milito insomma, decise all'epoca di trasferire a Palmi appunto la sede, ci fu una vera e propria ribellione da parte del popolo di Oppido che è molto vicino alla sua curia, alla sua chiesa e che ha avuto sempre
un ottimo rapporto con tutti i preti, insomma con tutta la Chiesa. Tra le altre cose, in questo contesto si inserisce bene un percorso culturale importante come quello del sito archeologico di Oppido Vecchio e ancora di più dell'Antica Mella, che è veramente una risorsa per noi in quanto risale al II-III secolo a.C. e quindi io mi spiego come mai in tutti questi anni, con tutte le amministrazioni che si sono succedute, non è stata mai portata avanti una linea di valorizzazione delle eccellenze che abbiamo sul territorio, cosa che invece noi come giovane amministrazione fin da subito abbiamo cercato di fare. Ovviamente dobbiamo avere il tempo, abbiamo sicuramente le risorse, abbiamo la capacità, abbiamo la voglia di fare emergere gli aspetti positivi e Oppido Vecchio è uno di questi. Oggi ovviamente ritrovarci in un contesto in cui anche la Chiesa è stata coinvolta in questo, diciamo, chiamiamolo così, percorso un po' anomalo, non può che farci rabbia, perché se noi vogliamo rappresentare veramente un punto di riferimento sia come istituzione religiosa che come istituzione civile per i nostri giovani, per chi soffre, per i nostri per chi soffre appunto, per chi ha bisogno di avere dei punti di riferimento saldi nella Chiesa e nelle istituzioni civili, vederci, come dire, mediaticamente schiaffati sui giornali e su tutte le testate giornalistiche in prima pagina come semplicemente diciamo dissertori della legalità o coloro che vengono sottomessi o sottacciono a determinate situazioni inerenti alla 'ndrangheta, onestamente questo non lo posso accettare in alcun modo, sia in primis come sindaco e sia come cittadino prima ancora di essere sindaco e come uomo e come professionista, e sia perché da quando il nostro vescovo Milito si è insediato in questa diocesi, si è portato avanti insieme a lui un percorso veramente importante di legalità, di trasparenza, di cooperazione e di collaborazione con le istituzioni civili e sociali, quindi avevamo iniziato veramente a trovare quell'equilibrio giusto affinché Oppido potesse rinascere e affinché Oppido potesse riprendere quella centralità che aveva un tempo appunto tra i paesi della fascia aspromontana. Quindi, come dire, iniziare questo percorso e iniziare il primo volo è come se tagliassero le ali a chi inizia a fare i primi passi, e onestamente questo è un qualcosa che mi amareggia, sono rammaricato di questo, però dobbiamo avere la forza e il coraggio di andare avanti. Tra i tanti messaggi di solidarietà ve ne cito uno importante che ho fatto io diciamo come mio effettivamente, perché credo che alla fine rappresenti veramente la volontà di tantissima gente, che è quello di un amico che ha scritto più forte il vento più robusto crescerà l'albero, quindi probabilmente il Signore sa che abbiamo questo peso da sopportare sulle spalle e quindi dobbiamo andare avanti in maniera più energica e più importante, dimostrando a tutti che Oppido è fatta di persone che la mattina si svegliano per andare a lavorare, di persone laboriose e di persone che hanno la necessità di far emergere gli aspetti positivi, e su questo mi sento di difendere a spada tratta tutta la mia comunità, fermo restando che ovviamente anche qui ci sono le mele marce e quelle mele marce devono essere inevitabilmente messe da parte, e questo lo faremo assieme alle istituzioni proposte, nel senso gli organi della magistratura, le forze dell'ordine in generale, che, alle quali va il nostro grande apprezzamento e la nostra stima per tutto quello che fanno. Ringraziamo Domenico Giannetta per la sua chiara esposizione delle ragioni che stanno alla base tanto della profonda amarezza per essersi ritrovati come amministrazione al centro di questo ciclone mediatico, ma al contempo con la serena determinazione ad andare avanti in difesa della legalità. Per quanto riguarda le notizie dell'ultima ora che si rilevano dai messaggi che giungono a mezzo stampa e redazione, sembrerebbe che i carabinieri abbiano già identificato tutti i portatori della statua per il prosieguo delle loro indagini. Ma come giustamente ha detto il sindaco, le indagini devono andare avanti, bisognerà fare chiarezza. Per Prodo News e Telemia, Luigi Mamona.